Amici sportivi di Teleluna, Teleluna Sport, Sky 808, buonasera e bentrovati con Extra Time, zona Napoli, la trasmissione dell'Associazione Italiana Napoli Club, prima puntata di questo mese di maggio, venerdì 7 maggio, il Napoli che gioca domani contro lo Spezia allo stadio Alberto Picco, e commenteremo il pre-gara, le formazioni, tutte le anteprime all'avvicinamento alla gara di domani, ma tante tante notizie sul Napoli con i nostri ospiti che come sempre sono qui in studio con noi. Buonasera e bentrovato al nostro collega giornalista Vincenzo Famiglietti. Buonasera Dario, ben ritrovati a tutti. Tavolo tecnico, abbiamo con noi il mister Sandro Abbondanza. Mister, buonasera. Ciao, buonasera. Presidente dell'Associazione Italiana Napoli Club Saverio Passaretti. Buonasera, bentrovati. Giunge con noi in studio un caro amico di Extra Time Zona Napoli, Tommaso Mandato. Buonasera Tommaso. Buonasera, buonasera. La splendida Angela Etiope alla postazione social WhatsApp. Buonasera Ciao Angela. Ciao a tutti, agli amici di Extra Time Zona Napoli. Vi ricordo subito il nostro numero WhatsApp 393 14 14 140 e mandate subito i vostri messaggi. Emanuele di New Gioco, buonasera Emanuele, ma stasera hai già qualche iniziativa, qualche anteprima per noi? Buonasera Dario, sì, dopo abbiamo, ce le svelerai magari. Abbiamo le quote dei prossimi allenatori, dell'allenatore del Napoli. Benissimo, e quindi dopo le scopriremo. Partiamo subito col nostro primo titolo, Champions Napoli. Pazza idea o pensiero stupendo? Questi due titoli, ovvero pazza idea o pensiero stupendo, vi ricordate? Le canzoni famose di Patti Pravo e noi abbiamo giocato perché il Napoli adesso è a un bivio dall'uscita dalla Champions in queste ultime quattro partite o l'entrata in Champions. Abbiamo subito questa slide, grazie regia. Vedete la Champions, la Coppa, e da una parte i calciatori del Napoli un po' sconsolati e dall'altra parte Insigne che sembra quasi volerla abbracciare. Enzo Famiglietti, rompiamo subito il ghiaccio con te. Innanzitutto cosa ti aspetti in questo rush finale di campionato e soprattutto che Napoli abbiamo visto in questa ultima fase dopo un trend altamente positivo? Allora, contro il Cagliari abbiamo visto un Napoli, come l'ho definito in un mio articolo, un Napoli bambino, un Napoli infantile, che non è stato capace per l'ennesima volta di trasformare in gol le tante occasioni che ha creato, un difetto vecchio che risale probabilmente anche all'era di Maurizio Sarri, una squadra che in ogni gara costruisce un numero impressionante di palle gol, ma poi alla fine concretizza poco rispetto a quanto crea. E questo secondo me è un limite di testa, è un limite di maturità. Il Napoli ha tanti bravi giocatori, ma mancano giocatori con una forte personalità, manca il leader, manca il giocatore coraggioso, e questo peserà nella corsa Champions. Contro il Cagliari, dopo 10 minuti c'è stato uno splendido vantaggio di Osimhen, il Napoli aveva affondato gli artigli nella partita, ma poi non è riuscito a chiuderla. Lo dobbiamo vedere anche certamente, chiaramente in ottica Spezia. Alla Spezia ci vorrà un Napoli diverso che dovrà un po' seguire lo stile Juve, la Juve che a Udine con mezzo tiro in porta ha fatto due gol. Il Napoli forse non ha questa benedizione dagli dèi del calcio, ma sicuramente quello che creerà lo dovrà concretizzare, altrimenti sì, altrimenti come diceva il tuo titolo la Champions resta una pazza idea, perché ci sono due punti da recuperare e se non le vinci tutte e quattro non ci vai, e per vincerle tutte e quattro devi diventare più pratico in zona gol. Completiamo questo primo giro su questo nostro argomento, mister, pazza idea o pensiero stupendo? Lei prima sorrideva un po'. No, perché per me è pensiero stupendo, perché non immaginavo che Napoli potesse giocarsi l'accesso alla Champions, onestamente, e quindi questo titolo mi intriga di più dell'altro. Ma con la partita con lo Spezia, il Napoli che vedremo, secondo lei, che Napoli sarà? Che Napoli vedremo? Qual è la difficoltà della gara con lo Spezia? Secondo me neanche con la palla di vetro riesce a capirla. Dipende sempre da noi, tutto quello che abbiamo creato o meno fino a ora è sempre stato o merito o colpa nostra, insomma. Non è la prima volta che sbagliamo tanta occasione, è successo a Torino, è successo anche in casa con lo Spezia, una partita dominata e poi persa negli ultimi minuti. E quindi dipenderà sempre da come staranno i nostri.
da come staranno i nostri, e questo non lo so, non riesco ad immaginarlo, anche perché a volte stanno bene, a volte meno bene, a volte sono molto lucidi sotto rete, a volte non lo sono, a volte fanno delle ingenuità difficili pure da, come dire, da spiegare e tantomeno da giustificare. Quindi Saverio, in definitiva... L'unica speranza è che possano stare al meglio della condizione. Saverio, soprattutto, ma quello è fondamentale, è il cervello che muove tutto il resto. Il Napoli sia un po' svagantata talvolta. Volevo sentire Saverio, perché secondo te, quindi, in definitiva, cosa è mancato al Napoli in questa stagione? Il trend del Napoli era altamente positivo, invece adesso il Napoli quasi rischia di uscire dalla Champions, la qualificazione Champions, dopo vedremo anche la classifica, Saverio. Si rischia di uscire dalla Champions? Non possiamo ancora dirlo per il semplice motivo che mancano 4 partite. Se il Napoli le vince tutte e 4 è automaticamente in Champions, perché non abbiamo fortunatamente degli scontri diretti, mentre c'è le altre squadre che stanno sopra di noi hanno degli scontri diretti, per cui o uno o l'altro dovranno usare i punti. Cosa è mancato a questo Napoli? La continuità sicuramente, la continuità anche in base all'assenza di tantissimi calciatori che il Napoli ha dovuto subire. Ne abbiamo parlato in questa trasmissione più di una volta. A me ho un grosso cruccio, mi sarebbe piaciuto tanto vedere un Napoli al completo per tutte e 38 partite di campionato e poi tirare le somme alla fine. Sicuramente le somme alla fine non sarebbero state quelle di... Ma il Napoli al completo secondo te qual è poi? Il Napoli al completo? Al completo qual è? Nel senso, a completo nei primi 11, nei giocatori nei primi 11 soprattutto. Nel senso, se avessimo avuto sempre Mertens, avuto... Fabian, Koulibaly, ecco, poi io parlo di questi calciatori. Anche la Koulibaly. Noi per domani abbiamo un'assenza decisiva come quella di Koulibaly. Con Koulibaly il Napoli faceva 2 punti e qualcosa a partita, senza Koulibaly il Napoli realizza 1 punto e qualcosa a partita, per cui questo è un aspetto importante e direi anche determinante sotto certi aspetti. Tommaso. Però non può essere un attenuante. Piano piano? Però non può essere un attenuante. Non può essere un attenuante. Sentiamo anche quindi Tommaso, pazza idea, pensiero stupendo, cosa ti aspetti in queste ultime gare? Ma sino a poco tempo fa poteva essere considerata una pazza idea, dopo la grande rincorsa che il Napoli ha fatto è un pensiero stupendo, anche se c'è stato questo intermezzo che non ci voleva appunto con il Cagliari, io credo che abbia tutte le possibilità per potersela giocare fino in fondo. Abbiamo visto Napoli determinato sia con il Torino sia con la Lazio. Ci vuole quel Napoli lì, non bello, non spettacolare, ma pragmatico, il Napoli che in queste ultime 4 partite deve badare al risultato. Non guardare gli altri che cosa fanno, cercare di partita in partita. E questa di domani credo che sia la partita più difficile. Difficile non tanto per il valore dell'avversario, ma per un campo piccolo, è una squadra che ci ha battuto in una maniera incredibile all'andata. Per cui ci sono tante situazioni e il Napoli se l'affronta come al solito, se la riesce ad affrontare nella maniera giusta sotto il profilo mentale, chiaramente la differenza dei due organici non ti dovrebbe creare alcun problema. E a questo punto Emanuele, andiamo subito con le tue quote alla qualificazione Champions, quali sono le squadre candidate maggiormente favorite e poi andiamo pronti con la classifica con la nostra Angela. Prego Emanuele. Allora abbiamo l'Atalanta, la super favorita con una quota 1.08, poi successivamente il Napoli con una quota 1.33, poi la Juve a 1.50, Milan a 1.90 e infine la Lazio con una quota a 3. Benissimo, allora siamo pronti con la nostra slide riassuntiva della classifica. Quando la regia è pronta, prego Angela. Allora, Inter 82, Atalanta 69 insieme alla Juventus e al Milan, Napoli 67, Lazio 64, Roma 55, Sassuolo 53, Sampdoria 45, Hellas Verona 42, Udinese e Bologna 39, Genoa 36, Fiorentina 35, Torino, Spezia 34, Cagliari 32, Benevento 31, Parma 20 e infine Crotone 18. Quindi grande differenza, Emanuele, anche tra il Napoli e lo Spezia. Dopo andiamo anche a sentire le quote con te quando andiamo a trattare del prossimo turno, però
Tommy, ci eravamo un po' lasciati prima con un altro argomento, ovvero degli errori che ha commesso poi Gattuso lungo la stagione, perché vincere poi partite molto importanti, vedi ad esempio il Milan, gare ottime con la Lazio, il pareggio con l'Inter, la vittoria nel girone d'andata con la Juventus, e poi perdere tanti punti con squadre piccole, forse sottovalutate, forse una questione di mentalità della squadra, Tommaso? No, non credo. Io valuto il lavoro fatto da Gattuso ampiamente positivo, perché credo che il giudizio sull'allenatore vada dato nell'arco chiaramente di una stagione, non delle singole partite. E se noi mettiamo sempre in considerazione, sembra una litania ma è un dato di fatto, tutto ciò che è successo durante questo anno, è chiaro che le attenuanti ci sono tutte, iniziando dalle sue condizioni personali, da quelle condizioni ambientali che si è venuto a creare con le divergenze con la proprietà, e soprattutto i tantissimi infortuni di giocatori cardine che poi quando sono rientrati abbiamo visto hanno fatto la differenza. Per cui il fatto che siamo ancora lì a lottare fino all'ultimo, fino all'ultima partita del campionato, secondo me è un grande risultato positivo. Saverio, andando un attimo anche ad analizzare le ultime quattro partite del Napoli, poi vedremo, quindi pronti anche con gli scontri diretti delle concorrenti del Napoli in zona Champions, abbiamo innanzitutto lo Spezia, la gara di domani ore 15, coefficiente di difficoltà molto alto, Napoli in allarme perché adesso non può più sbagliare, lo dicevi poc'anzi, e poi Udinese ma anche Fiorentina e l'ultima con l'Hellas Verona. Delle quattro, quella di domani sicuramente è la gara che ha un valore enorme sotto tutti i punti di vista, sarebbe il là per far sì che le altre tre partite poi te le giochi con una tranquillità e una serenità diversa, anche perché le rimanenti tre sono squadre che nulla hanno da chiedere al campionato. L'unica squadra che ha ancora qualcosa da chiedere al campionato è lo Spezia, però è anche in una posizione di classifica tale da potersi giocare le proprie chance in partite sicuramente per lei più abbordabili. Come diceva Tommy prima, come valori tecnici il Napoli è di una spanna, almeno una spanna, due spanne superiori, cui se il Napoli gioca da Napoli assolutamente non c'è il rischio di non fare punti a Genova, alla Spezia. Allora, adesso andiamo a vedere anche la slide degli scontri diretti delle concorrenti avversarie del Napoli, perché facciamo un check partendo subito da questo turno, appena la regia è pronta la vediamo anche in grafica, perché mister Sandro Abbondanza, come possiamo anche vedere, la Juventus adesso con il Milan, l'Inter invece con la Roma prossima settimana, e poi ancora Juventus-Inter, ma l'Inter, Sandro, ha vinto lo scudetto, quindi avrà forse ben poco da raccontare. Scontro tra Roma-Lazio, un derby è sempre un derby. La Juventus poi che torna a giocare, ma questa volta con l'Atalanta, in finale di Coppa Italia, e infine Atalanta-Milan. Quindi per il Napoli forse ancora tutto è possibile, ma già da questo turno, in ottica di ad esempio Juventus-Milan, che ci possiamo aspettare, Sandro? Noi giochiamo prima di loro, quindi dipenderà molto dal nostro risultato. Insomma, quello che molti di noi pensano che si possano dividere il punto potrebbe diventare una cosa non possibile dal momento in cui il Napoli vince, perché loro dovrebbero giocare per vincerla, o una delle due. Un pareggio ci avvantaggerebbe. Avvantaggerebbe poi, non può. Certo, poi resta il fatto che comunque effettivamente il nostro calendario sulla carta sembra il meno peggio di tutti quanti gli altri. Però, come si diceva anche prima, come si dice già da tanto tempo, dipende sempre che Napoli scende in campo. Se Napoli è quello che noi conosciamo, è quello che abbiamo visto in tante gare, sicuramente sarà più semplice. Ma sarà quello il Napoli? Vedremo. Enzo Famiglietti, ti volevo anche poi chiedere la situazione adesso, infortuni del Napoli, un po' prima ne parlava anche il presidente Passaretti. Il Napoli ne esce male quest'anno dal punto di vista degli infortuni, però
adesso la squadra è ritrovata. Adesso nuovi infortuni, casi Covid di positività, il Maksimović, ricordiamo, però il Napoli adesso come arriva a questa gara con lo Spezia? Beh, ci arrivi con un'assenza importante in difesa. Ci sono due elementi preoccupanti in vista della partita di domani. Innanzitutto Gattuso, che a quanto pare soffre terribilmente italiano. Nei due precedenti, in campionato e coppa, lo Spezia ha fatto la parte del leone. Mi ricorda un po' quello che accadde nel 2012 tra Mazzarri e Pioli al Bologna. Parentesi. E poi preoccupa soprattutto l'infortunio di Koulibaly, anche se non è stata una delle migliori stagioni di Koulibaly, però Manolas, quando gioca senza il suo gigante d'ebano accanto, ha spesso dei momenti di assenza, va più facilmente al vento. Il Napoli in questa stagione è stato pesantemente condizionato dagli infortuni, soprattutto nel momento clou tra gennaio e febbraio, e questi infortuni sono costati la sconfitta nella finale della Supercoppa. Il Napoli era più forte della Juve, la poteva battere tranquillamente, però purtroppo si è presentato in squadra con una squadra fortemente rabberciata, è costata la Coppa Italia, è costata probabilmente l'eliminazione in Europa League. Secondo me ci sono stati degli errori da parte dello staff tecnico e anche di quello medico nella preparazione, nella gestione degli allenamenti, dei carichi di lavoro, perché gli infortuni muscolari sono stati un po' eccessivi quest'anno. Però da qualche settimana sembra che la squadra sia in gran parte recuperata. Non ci voleva la tegola di Koulibaly, che potrebbe aver finito la stagione proprio in vista della volata finale. Viene a mancare un elemento importante, perché ripeto, Manolas, che è sempre stato molto ondivago, quando non ha il franco senegalese accanto, insomma, ogni tanto mette il piede in fallo. Speriamo che Rahmani, sul quale conto molto, dopo ne parleremo, abbiamo anche un titolo. Però come ogni settimana noi organizziamo i vari collegamenti, le varie sorprese con i club Napoli. Quest'oggi non vi dico ancora nulla, lascio presentare ad Angela. Avevamo un collegamento con un club Napoli molto molto lontano, dall'altra parte dell'oceano, club Napoli Cuba, ma per una difficoltà di mezzi, di telecomunicazioni, perché loro purtroppo a Cuba non hanno Skype, lascio la parola a te quindi, Angela. E quindi sì, abbiamo un video dal nostro club Napoli Cuba, per un regalo appunto per tutti i tifosi azzurri e tutti coloro che vivono e portano la passione del Napoli anche all'estero, lontanissimi dalla nostra amata Napoli. Salve, sono Luongo Domenico, il presidente del Forza Napoli Club Havana, di qui dell'Havana di Cuba. Il nostro club nasce il primo di giugno del 2015, la sede è ubicata nel municipio di Regla, nel municipio vicinissimo a L'Avana, si trova nella baia dell'Avana e si raggiunge facilmente da L'Avana con una lancina, un piccolo traghetto o per via terra. La sede del nostro club, dove c'è anche il campo di calcio, perché noi siamo una scuola calcio, si trova nel liceo artistico e letterario di Regla, famosissimo, fondato da José Martí alla fine dell'Ottocento. José Martí, poeta, scrittore e eroe, da cui hanno tratto l'ispirazione alla rivoluzione cubana. Come dicevo, il nostro club è anche una scuola calcio. Abbiamo circa 150 bambini dai 5 ai 16 anni e circa 200 associati al club, che sono praticamente i genitori. Abbracci e saluti dalla splendida Havana a tutti gli associati del Club Napoli del mondo, ai tifosi del Napoli di tutto il mondo, dai bambini, i genitori e i soci del Forza Napoli Club Havana. Vi aspettiamo a Cuba. Ciao! E noi ringraziamo ancora il nostro club Napoli Cuba, ma ci rivediamo subito dopo la pubblicità con tantissime sorprese. Eccoci nuovamente in onda. Abbiamo preparato adesso per voi una super sorpresa, perché è in collegato con collegamento Skype con noi un grandissimo direttore, il direttore dei direttori. Perché? Perché ha diretto Gazzetta,
Corriere dello Sport Stadio, tutto sport, un direttore tutto napoletano, orgoglio napoletano sicuramente per l'editoria, è con noi Paolo De Paola, buonasera. Buonasera, buonasera, solo se per precisazione vice direttore alla Gazzetta. Vice direttore, però per lei... nella gerenza di tutti e tre i giornali, questo sì. Per noi è sempre assolutamente un super direttore. Ti ringrazio per questa bella fanfara, mi ha fatto piacere. Tema... Partiamo subito con il prossimo tema, ovviamente parliamo del nuovo allenatore o una eventuale riconferma di Gattuso. Dal suo punto di vista partiamo con questa domanda base, lei che sensazioni ha? Può venire un nuovo allenatore? Che profilo vedrebbe bene al Napoli? Io spero sempre in un ravvedimento di De Laurentiis, in un ripensamento, perché... Se il Napoli, ecco, solo a patto chiaramente che il Napoli si qualifichi per la Champions League, ma se il Napoli dovesse farcela a qualificarsi per la Champions League, beh, insomma, io non credo che uno nel calcio le posizioni immutabili non le ha mai avute nessuno, e non credo che nemmeno che De Laurentiis voglia fare eccezione. Per quante cose siano state dette, per quanto Gattuso sia stato anche un po' maltrattato, magari si può trovare una soluzione. Chiaramente ci deve essere anche la volontà da parte del tecnico, però io fossi in De Laurentiis insisterei su Gattuso se dovesse superare lo scoglio della qualificazione. Bene, bene. Ed eventuali prospetti come ad esempio Spalletti, direttore, lei cosa ne pensa? Potrebbe essere un profilo eventualmente adatto qualora Gattuso poi a termine della stagione vada via? Ma Spalletti ha un profilo particolare, perché per me è un allenatore validissimo, è un grandissimo allenatore ed è anche uno che sicuramente non si tira indietro quando c'è da risolvere dei problemi anche all'interno della società. Però mi sembra che non sia questo il caso, nel senso che a Roma c'erano bei problemi da risolvere e Spalletti li ha risolti, con l'Inter lo stesso. Poi, come dire, in qualche modo è come Mr. Brown di Pulp Fiction, no? Cioè quello che risolve i problemi e poi lo mandano via, insomma. Cioè, a Roma è successa la stessa cosa, come anche all'Inter. Lo vedo un allenatore... secondo me di grandissime qualità, ma in un ambiente come quello del Napoli, che in realtà ha poco da risanare, ma soprattutto ha una personalità fortissima dall'altra parte, che è quella del presidente De Laurentiis, a me non sembrerebbe la scelta migliore. Poi, per carità, può succedere di tutto. Allora sarebbe più invece auspicabile addirittura un clamoroso ritorno di Sarri. Ecco, con Sarri, secondo me, ecco, si potrebbero in qualche modo ritrovare delle affinità elettive. Dipende un pochettino da quanto potrà essere come dire, ricostruito un certo rapporto che era stato incrinato sicuramente al momento della partenza per il Chelsea da parte di Sarri. Benissimo, è chiaro, però adesso anche Zidane accostato alla panchina della Juventus dopo il colpaccio di Mourinho alla Roma. Innanzitutto, lei che ne pensa di questo super colpo da parte della dirigenza giallorossa? Dunque, colpo grandissimo da un punto di vista mediatico, ma secondo me non sufficiente da un punto di vista tecnico, e mi spiego. È un colpo che sicuramente ha richiamato l'attenzione, i fari puntati sulla piazza romana, e anche da parte dell'ambiente e dei tifosi c'è stata una calorosa accoglienza. Però devo dire che non basta, nel senso che se l'allenatore riuscirà a portare con sé anche dei giocatori che non siano soltanto, diciamo, quelli relativi un pochettino alla scuderia Mendes, ma anche qualche cosa che realmente serva alla Roma, allora sì, perché questi grandi allenatori, o perlomeno questi allenatori dal grande nome, chiaramente hanno un fascino sui campioni, quindi probabilmente questa è una chiave, un grimaldello per poter arrivare anche a dei campioni che la Roma, diciamo, da un po' di tempo non ha più, perché in qualche modo li ha venduti tutti. A parentesi, la Roma ha venduto due squadre da Champions, da Allison a Paredes, a Lamela, insomma, a giocatori che vediamo nel Paris Saint-Germain come Florenzi, insomma, giocatori veramente validi, li ha venduti in giro per il mondo. Quindi tornassi un pochettino indietro il tempo, ecco, mi piacerebbe rivedere una Roma che possa avere questi grandi campioni fra le sue file
ed essere realmente competitiva anche per lo scudetto. Direttore, però concludiamo questo discorso ricordando che il colpo di Mourinho da un punto di vista economico, la Roma, che è una società quotata in borsa, in una sola giornata ha guadagnato 32 milioni, quindi si potrebbe dire che il colpo di Mourinho si sia autofinanziato in un solo giorno. Le volevo chiedere questo prima di salutarla. Facciamo anche un volo pindarico chiaramente sui debiti delle società di Serie A, perché l'Inter, che adesso vince lo scudetto, ha dichiarato di essere in un certo punto della stagione quasi in fallimento, ma dover essere costretta a cedere o a vendere il club a nuovi acquirenti. La Juventus, ricordiamo, 385 milioni di debiti, Suning risana con $1.5 miliardi, ma resta con ancora 244 milioni, Milan 103, Lazio 49, invece il Napoli per fortuna ha un attivo di 123 e il Torino invece zero di debiti. Lei cosa ne pensa da questo punto di vista? Dunque, io appartengo a un vecchio modo di pensare, chiamiamolo così, per cui a me, diciamo, giornalista sportivo, ma come anche ai tifosi, la maggior parte dei tifosi, interessa poco, diciamo, come si può fare in una riunione di condominio, se l'amministratore è bravissimo nel far tornare i conti o far quadrare i conti. A me interessa che svengano i campioni, a me interessa che una squadra vinca, poi la solidità economica dell'Inter o della Juventus o del Milan non la scandaglio io, la scandaglieranno, diciamo, i proprietari con gli sponsor, con quello che potranno fare per tornare in utile e tornare virtuosi. Però il tifo ha spesso accompagnato i sogni e i sogni richiedono soldi, per cui questo non deve essere poi un alibi per dire io ho a posto i conti e non fa niente se non vinco. No, si partecipa a un campionato come quello della Serie A per vincere, vince uno solo, si partecipa per andare in Champions, si partecipa per vincere la Champions, non per far bella figura. A me questo atteggiamento di dover far bella figura di anno in anno stufa un po', perché poi da parte dei tifosi c'è sempre l'aspettativa del salto di qualità, e se quel salto di qualità non arriva perché uno è un virtuoso, diciamo, sui bilanci, mi sembra un pochettino in contraddizione con quelli che siano i desideri veri dei tifosi. Direttore, io colgo l'occasione innanzitutto per ringraziarla, ma per augurarle una buona serata. Grazie infinite di questo collegamento. Un abbraccio forte da parte nostra. Grazie direttore, arrivederci, alla prossima. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Un saluto anche da parte di Saverio Passaretti per il nostro direttore Paolo De Paola. Bene, abbiamo trattato già tantissimi temi in questa intervista. Enzo, vogliamo aggiungere qualcosa a questa situazione di debiti che ovviamente sfiancano, no, questi club di Serie A, ma che poi riescono a vincere? Non posso discordare dall'opinione del direttore De Paola, che è un'opinione che ho sempre condiviso, un'idea che porto avanti da tempo, cioè le virtù finanziarie, il fair play sono importanti in chiave presente e prospettica per la sopravvivenza di una società, però il tifoso vuole vincere, il tifoso vuole vedere una rosa competitiva. Il tifoso non sa, molti tifosi non sanno nemmeno cosa sia la contabilità di una società. Io l'ho sempre detto e scritto da anni, e viva un Napoli se dovesse venire, se mai dovesse accadere un giorno, con tanti debiti, ma che rivinca lo scudetto. Quest'anno potrebbe essere un bivio, perché se non si va in Champions, De Laurentiis potrebbe, per rientrare nel cosiddetto fair play finanziario, vendere l'argenteria di casa per incassare e per abbassare il monte ingaggi, oppure piano B sarebbe quello di dire mi indebito ma non tocco la rosa, una rosa forte, e l'anno prossimo provo a vincere. Da parte mia io voterei sempre il piano B, perché ripeto, nella storia del calcio resta chi fa i gol, resta chi ha vinto, chi entra negli almanacchi grazie alla vittoria di trofei, di titoli. Non resta sicuramente il bilancio, il buon bilancio, anche se un po' di oculatezza ci vuole, altrimenti fallisci. Però abbiamo visto il Real e il Barcellona, che per anni hanno avuto delle voragini debitorie, che hanno accumulato una fantastica collezione di trofei. Io da
se fossi un tifoso di una squadra vorrei una situazione simile, insomma. Abbiamo in caldo una slide, ma volevo prima sentire Saverio Passaretti in qualità di presidente dell'associazione, qual è però il suo punto di vista a riguardo? Io esprimo il mio pensiero, il mio concetto da tifoso, per cui sono perfettamente d'accordo con quanto diceva Enzo e anche il direttore De Paolo. Il calcio, il pallone come lo chiama Tommy, è passione. Se tu alla gente togli la passione, hai tolto tutto. Se poi parliamo di aziende, è chiaro che c'è bisogno di oculatezza nei bilanci, però se poi l'oculatezza toglie la passione, le due cose non vanno... Ruba i sogni alla gente. Ruba i sogni alla gente, infatti il calcio deve essere... Io credo che una precisazione vada fatta, nel senso che noi abbiamo fatto degli esempi che riguardano club che hanno delle potenzialità incredibili, quindi si possono anche permettere di esporsi e di avere dei debiti. Qui siamo di fronte a un imprenditore che chiaramente, già l'ho detto e lo ripeto, non è che sia della mia massima simpatia, ma questo non c'entra assolutamente nulla, però obiettivamente ha fatto un grandissimo lavoro per quanto riguarda, perché non dobbiamo mai dimenticare poi proprio noi da dove veniamo, cioè praticamente l'eccesso che c'è stato negli anni post Maradona ci hanno portato poi chiaramente a una situazione debitoria che ci ha portato al fallimento. E allora io distinguerei anche un attimo quali sono le piazze che si possono permettere l'indebitamento. Fin quando parliamo di un asse Milano-Torino, statene certi, loro non falliranno mai, ma se domani mattina il Napoli se ne esce con un voto di bilancio, bilancio chiaramente superiore ai 50-60 milioni, faremo la stessa fine di allora, perché non abbiamo forza, non abbiamo potenzialità, non abbiamo gruppi, qua stiamo parlando di un imprenditore singolo, dall'altra parte invece abbiamo dei gruppi economici, cioè che effettivamente possono anche essere in difficoltà, ma prima o poi o una ricapitalizzazione o qualcosa del genere, insomma un'attività del genere, saneranno i bilanci e non faranno mai fallire queste società. Noi invece siamo una piccola realtà, perché effettivamente siamo una piccola realtà gestita da un imprenditore che bene o male, insomma, il suo discorso l'ha portato avanti. Per cui direi la giusta misura. Io ho tante volte attaccato De Laurentiis perché non fa quel passo in più, però andare allo sbaraglio in una situazione del genere significa fare dei passi indietro non indifferenti, che ci potrebbero riportare a una situazione che ci ha fatto incredibilmente male. E a questo argomento, Tommaso, ci ricolleghiamo un altro di un'ultima notizia di questi ultimi giorni, ovvero la riformulazione della Coppa Italia con l'esclusione delle squadre di Serie C. Da un punto di vista strategico, il che dovrebbe portare dei vantaggi, dovrebbe funzionare, però escludere le squadre di Serie C è un po' come deontologia, come, o meglio no, ideologia, perdonami, come il concetto della Superlega. Assolutamente sì, anzi io ti aggiungerei anche che oltre alle squadre di Serie C è stata negata anche l'accesso alle squadre dell'interregionale, che in un primo momento era stata prospettata durante la campagna politica per le nuove elezioni. La Serie D aveva avuto delle promesse che avrebbe partecipato chiaramente anche a questa diciamo, manifestazione, ricavandole degli introiti, cose che chiaramente il buon Gravina, che è diventato presidente nonostante gli accordi avesse preso con l'altro vicepresidente Sibilia, non ha mantenuto, continua a non mantenere, garantendo solo quelli che sono gli interessi delle grandi squadre. Il problema nostro è sempre quello. E quindi alle grandi non squadre però sono 3 o 4. È sempre. E quindi è sempre questo. Se sempre. Non cambia questo non cambierà mai niente. Assolutamente no. Come la distribuzione di crisi, dei proventi TV. Assolutamente. No. Se si fa una distribuzione come in Inghilterra può darsi che tu vedi più squadre che siano in grado di competere. Assolutamente sì. Ma sarà come da noi, saranno sempre le stesse. Sempre le stesse cose. In un momento di crisi così grande, però per il calcio italiano, dovuto anche alla situazione della pandemia, escludere secondo me le squadre di Serie C dalla Coppa Italia significa, non dico condannarle alla fine, ma dargli quasi un colpo di grazia. Sì, ma tu devi capire. Quindi, che a loro non interessa niente. Lo so, non però il movimento niente. Calcio non è solamente le prime allora, 4 che vanno in Champions, ma ricordiamoci anche di chi sta dietro. Noi stiamo parlando delle squadre che hanno già fatto un passo avanti e che non sono riuscite a farlo, che è quello della Superlega. Io lo sintetizzo così. Il calcio, queste squadre non interessa più il tifoso, ma interessa lo spettatore, che è tutta un'altra cosa. A proposito di Superlega, non dimentichiamo che fu il presidente del Napoli, De Laurentiis, qualche anno fa, che fu tra i primi a prospettare questa
bislacca, direi, un po' classistica idea. Indubbiamente. E non ne avrebbe fatto parte. Però è nelle cose, però. Sicuramente, ma non come metodo di accesso, non di sicuro ha costituito poi questa nascita della Superlega in modo così... Però lui, diciamo, ne parlò, sponsorizzò sbagliato, dove queste società si sono auto invitate, o no mister, questa idea della Superlega diceva sono, un po' sono prima. Le più potenti in Europa e quindi cercano di trarre quanto più profitto è possibile. Sono le più seguite, sono sulle squadre che hanno più tifosi, perché tra Juve, Inter, Milan, cioè parliamo di oltre 22-23 milioni di tifosi solamente in Italia, ragazzi, per cui è un bacino d'utenza enorme. Loro sanno di avere questa forza e la fanno valere nelle sedi opportune. È la colpa, chiaramente, perché Correa è la stessa UEFA. Esatto. Che finora ha fatto finta di non vedere nulla e adesso ma lo sapevano e lo so, questa storia per da cui tre anche anni. La Superlega probabilmente questa è che da tre anni che assolutamente non si sveglia e non sapevano niente. No, lo sapevano, anzi erano corresponsabili di questa situazione perché non sono mai intervenuti. Il famoso fair play finanziario non è mai stato applicato, per cui adesso che si svegliano e pensano che c'è stata una scissione, come la vogliono chiamare, è soltanto una situazione delle difesa delle parti, ma arriveranno a un accordo economico, sì, chiaramente. Come la politica, io lo vedo come un atto di forza simbolico, come a dire sapevano di non poterlo fare, però volevano dire noi siamo i più forti, quindi che si faccia come vogliamo noi, oppure scompaginiamo il sistema, però loro sapevano che la UEFA a un certo punto li avrebbe frenati. Io dico per questi club soltanto la partecipazione, ricordiamo, era garantiva almeno 300 milioni, l'abbiamo parlato prima, club altamente indebitati, però è chiaro che questi club poi dovevano uscire dal sistema del calcio italiano, dal calcio inglese, dalla stessa Champions Europa League, che non aveva a quel punto più motivo di sussistenza, vero Sandro? È così. Ma gli unici che possono cambiare le cose in effetti sono i calciatori, perché i calciatori potrebbero anche rifiutare di fare certe cose, ma i calciatori lo faranno mai. E come adesso in questo tipo di situazioni, più penalizzati sono i calciatori, giocano da quanto tempo? 3 partite a settimana, no? Non c'è possibilità di recuperare, se recuperi devi recuperare in fretta. L'idea della Superlega spesso, forse era un spesso campionato, il loro rendimento non è all'altezza, sì, di quello che noi un ci campionato aspettiamo. Un po', o meglio, un campionato estero a tutti gli effetti, Sandro. E non lo so come lo è un campionato extra Europa, insomma, se la vedono quelle, poi sono pure poche, 12 squadre, come fanno? Quante volte giocano tra di loro? E loro volevano arrivare a 20. Però poi è chiaro che scozzese, giocano 4 volte tra di loro. Se si incontra il Real Madrid con la Juve o col Barcellona, c'hai un'utenza diciamo superiore sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto televisivo. Infatti si incontrano, c'è la Champions, ma perciò prima parlavamo di spettatori, non di tifosi, sì, è chiaro, però numero... alla lunga quando poi tu le vedi ogni volta poi dopo ti scocci pure dico tu, cioè, noi adesso, il bello è che tu ogni anno vedi questo tipo di partita, no? Sicuramente se tu la vedi tutte le settimane PSG contro Barcellona, questo è sicuro, però è chiaro che loro scemerebbe quindi l'interno. Da parte nostra sicuramente no, però ci sono chiaramente delle praterie che possono essere il popolo asiatico, può essere la Cina, quindi cioè, chiaramente a loro interessa un continente enorme. Un prodotto sul presidente europea si sarebbe venduto tantissimo in situazioni come la Cambogia, la Thailandia, dove Thailandia è proprietaria del impazziscono per il calcio. C'è la nostra Angela però in attesa per il WhatsApp che arrivano, l'umore dei tifosi, sentiamo un po'. Cosa allora, devo dire Dario che ci sono dei tifosi molto decisi come Giuseppe da Forcella che ci scrive: forza Napoli, la Champions è nostra perché la Juve e il Milan pareggiano, quindi speriamo bene. Mentre Sassà da Fuorigrotta scrive: il Maradona con i tifosi non avrebbe dato la fiducia al Cagliari di pareggiare la gara. Eh beh, forse con 50.000 persone, certo, allo stadio sarebbe stato diverso. Probabilmente sì. L'arbitro non avrebbe manco annullato quel gol. Bravo, soprattutto. Diciamo anche questo. Alessandro da Procida, domanda per l'agente FIFA Tommaso Mandato. L'insidiosa partita contro la Spezia di domani può essere decisiva per un piazzamento finale in Champions League, essendoci nel posticipo della domenica Juventus-Milan, entrambe secondi al pari dell'Atalanta. Complimenti per la trasmissione e buona serata a tutti. Tommaso, quindi questa tienitela pronta, siamo
Prego, Angela. Mentre Andrea da Caserta, devo dire che è un po' arrabbiato, che ci scrive: punti buttati con il Cagliari. A questo Napoli manca la cazzimma o anche altre qualità. E Andrea da Caserta è sempre, sempre scatenato, lo conosciamo. Colorato. Giuseppe da Forcella invece, no, già l'ho detto, Walter da Salvator Rosa: il Napoli per il prossimo campionato deve puntare su un allenatore affermato tipo Spalletti o un emergente tipo Dionisi? Perfetto, allora ripartiamo subito da questa domanda, poi andiamo con quella per Tommaso, perché innanzitutto noi abbiamo fatto questa slide, ovvero Ringhio torna normal one di fianco a sé allo special one Mourinho, e soprattutto vinci, mister Abbondanza, la grinta di Gattuso che dovrebbe continuare a trasmettere la mentalità di non lasciare queste partite con diciamo qualcosa di intentato, qualcosa di non fatto poi. Ma io penso che da parte sua non c'è niente di intentato, non penso che lui non voglia vincere le gare, non penso che lui non le prepari bene, non penso che lui faccia le sostituzioni sbagliate, probabilmente in determinati momenti certi giocatori non riescono a dare quello che l'allenatore si aspetta in quel momento, poi i cambi sono quelli, non è che ci sono tante cose da fare, molti errori sono stati errori diciamo individuali su cui l'allenatore c'entra relativamente. L'allenatore può incidere sull'atteggiamento, sul farti stare 10 o 15 metri più avanti, ma poi è sempre il calciatore che è in campo che deve mettere in pratica quello che è il suggerimento o l'ordine dell'allenatore. Se questo calciatore per un motivo o per un altro non è in grado, insomma l'allenatore indubbiamente risponde sempre lui, perché funziona così. I calciatori vincono, gli allenatori perdono, quando si perde la colpa è sempre dell'allenatore. Va benissimo, però tante volte siamo stati anche ingiusti con questo allenatore, è stato criticato in maniera eccessiva, insomma. Sandro, è sempre con te, meglio quindi a questo punto, come dicevano i nostri telespettatori, il nostro Walter, dipende, un allenatore come Dionisi? Dipende il presidente che squadra vuole fare. Io sarei sempre per un esordiente, nel senso per un giovane che deve crescere, perché credo che questo sia l'ambiente ideale in questo senso. Ma nella disgraziata ipotesi che non ci qualifichiamo per la Champions? A prescindere, ma anche sul fatto dell'allenatore inesperto, l'allenatore o è bravo o non è bravo. Se uno è capace di allenare in A, è capace di allenare in B, è capace di allenare in C e in D. Il discorso non è l'allenatore, il discorso è l'ambiente, la società, l'ambiente. La squadra. Tanto l'allenatore, le capacità le ha a prescindere, poi è l'ambiente che lo mette nella condizione di fare o di non fare. A questo punto però vi faccio una domanda. E quindi tu vai in. Chi allenatore prende? A parte chi vince? Allora prendi tutti allenatori di grande personalità, tutti quanti diciamo che serve relativamente, perché il nostro presidente è uno tosto e quindi si scontrerebbe con le idee del presidente. Allora tu prendi un allenatore che ha grande personalità, grande capacità, e lo metti insieme a un presidente che ha grande personalità, e vanno sempre allo scontro. Questo scontro spesso e volentieri poi non sortisce gli effetti. Allora è meglio avere un esordiente che qualche volta ascolta anche quello che dice. Vi voglio fare. Il presidente però dentro di sé è fortemente motivato. Una domanda molto piccante, perché Dionisi, un allenatore emergente, l'Empoli vince la Serie B, complimenti, ricordiamo oggi per la vittoria della Salernitana che è a un passo dalla Serie A, e quindi Dionisi, un allenatore che pian piano sta uscendo, lo dicevamo prima, un prospetto. Ma se un allenatore come Pirlo, quindi la domanda è estesa a tutti, allena la Juventus senza questi grandi meriti, a questo punto non è meglio un allenatore come Dionisi che qualcosa ha già fatto, Tommaso? Ma io condivido quella che è la tesi di Sandro, cioè è molto importante quello che c'è intorno, l'ambiente, cioè un allenatore del genere devi in ogni caso tenerlo ovattato, lo devi coccolare, lo devi anche accudire nei momenti difficili. Qui il Napoli non è che abbia una grandissima organizzazione per avviare un discorso del genere, successe anni fa con Sarri, ricordiamocelo, poi chiaramente ci fu quella trasformazione tattica che portò a una serie di risultati, ma anche lì chiaramente insomma era tutto in bilico. Per cui ben venga l'allenatore giovane con le idee giovani, ma dipende sempre se il Napoli riesce anche ad allargare quella che è la sua struttura societaria, mettendo delle persone di esperienza vicino che gli facciano da paravento in tutto quello che può succedere. Uno dei problemi del Napoli, sì, Tommy, secondo me, nel rapporto allenatore-società è questo.
troppo spesso lo abbiamo visto con Sarri e magari anche con Gattuso, gli allenatori a un certo punto si sono trovati completamente soli, perché l'organigramma del Napoli societario prevede una gestione molto familistica. Il presidente De Laurentiis ha il suo carattere, ogni tanto si arrocca in se stesso, è geloso, comunica poco con l'allenatore, manca un vero direttore generale, manca un team manager che è un collante tra squadra e staff tecnico, limitato. E allora tanti allenatori si sono trovati a un certo punto del loro lavoro isolati, avrebbero avuto bisogno di un supporto che in altre società c'è, ma che purtroppo nel Napoli manca. Un attimo, ma mancava anche ai tempi di Benitez, mancava anche ai tempi di Sarri. Manca però, da quando De Laurentiis è presidente del Napoli, manca. Perché c'era un progetto importante. Io credo che quello che sia importante è il progetto, a prescindere dal tempo. Sicuramente, questo è un problema che si è verificato. Questa è una cosa fondamentale. Chiudendo questa parentesi del Toto allenatore, a questo punto Mourinho alla Roma libererebbe Sarri. La domanda per Tommy, però. Andiamo dopo, perché lo Spezia lo trattiamo subito dopo. Chiudiamo questo argomento, poi andiamo con Angela. Dicevamo, Mourinho alla Roma a questo punto libererebbe Sarri. Allegri o Zidane sarebbero diretti alla Juventus, e a questo punto Spalletti potrebbe venire al Napoli. Un giro velocissimo, perché poi abbiamo il mini spot. Quindi gradite Spalletti? Vi piace come allenatore? Un flash, Tommy? A me no, nel senso che è una molto velocemente non mi piace, anche perché è un allenatore che ha vinto fuori e qui ha fatto bene benino, ma non è di facile gestione anche a livello caratteriale, ed avendo già un presidente, una proprietà che di per sé già è di difficile gestione, credo che dopo poco ci può succedere già dei problemi. Emanuele, vogliamo sentire anche le quote? Sì, abbiamo Luciano Spalletti, candidato più accreditato a sedersi sulla panchina Napoli, con una quota 2.50, poi a seguire sul podio ci sono Ivan Juric con una quota 4 e l'attuale allenatore azzurro Gennaro Gattuso con una quota 5, più staccati ex Sarri e Benitez. Posso fare una battuta su Juric? Juric è difficile che venga a Napoli, perché Juric gioca a 3 e a Chiarello non piace giocare a 3. Credo che Juric sia escluso. Salutiamo Umberto. A me personalmente Spalletti non piace, però comunque il suo curriculum parla in senso positivo. È un allenatore che ha carisma, ha carattere, è uno che comunica, anche se a volte combina dei grossi guai, però è un allenatore importante sotto certi aspetti. E a questo punto, Angela, siamo pronti, perché adesso... Cari spettatori, grazie alla nostra regia abbiamo solo per voi un piccolo mini spot. Amici di TV Luna, oggi sono qui per parlarvi di un'offerta imperdibile firmata Fratelli Beatoino. Fateci caso, nelle vostre case sentite freddo nei mesi invernali e particolarmente caldo nei mesi estivi? Beh, la risposta è semplice, è arrivato il momento di sostituire i vostri infissi, che evidentemente saranno in alluminio o in un legno particolarmente vecchio. E allora approfittate adesso dell'offerta Beatoino. Avrete la possibilità di avere i vostri infissi nuovi in PVC o in legno pagando soltanto il 50%. Un esempio, il preventivo viene a costarti 10.000 euro. Bene, ne devi pagare soltanto 5.000, gli altri 5.000 te li regalano i Fratelli Beatoino. Approfitta adesso, rifatti gli infissi a casa, adesso o mai più. Fratelli Beatoino, convenienza e qualità al tuo servizio. Eccoci nuovamente in onda, adesso andiamo con il nostro nuovo titolo. Se prima abbiamo aperto con Patti Pravo, adesso invece passiamo questa sera con Claudia Mori, che ci ha ispirato con un altro super titolo, perché non succederà più Manolas Rahmani. Ora tocca a voi questi minuti finali. Presidente Passeretti, cosa non deve succedere più? Che il Napoli, come il Sassuolo e come il Cagliari, prende gol a gara non deve terminata. Succedere più quello che è successo col Cagliari. Napoli deve segnare, possibilmente segnare anche il secondo gol, e dopo gestire la gara, perché ha i calciatori per poter gestire la gara, ed evitare
degli errori come quello contro il Cagliari, che è un errore di pochissima attenzione sicuramente. Tommy, avevamo quella domanda del nostro telespettatore per te: la gara con lo Spezia potrà essere un crocevia di questa zona Champions? Sì, lo dicevamo già prima, in effetti questa è la gara fondamentale, anche perché devi mettere alle spalle questo brutto pareggio con il Cagliari, che può lasciare degli strascichi sotto il profilo mentale. Se il Napoli chiaramente supera questa, poi le altre tre le affronta in maniera completamente diversa. Andiamo a vedere anche la probabile formazione del Napoli, che scenderà in campo, ricordiamo, domani ore 15 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Meret tra i pali di Lorenzo, Manolas, Rachmani, Mario Rui sulla sinistra, e poi a centrocampo ancora Fabian Ruiz, Demme. Linea della tre quarti con Politano a destra, Zielinski, Insigne, Osimhen davanti. Enzo Famiglietti sembra... Meglio di questo non si può fare, peccato per l'infortunio di Koulibaly. Io mi aspetto abbastanza da Rachmani, che per me è un giocatore valido. Purtroppo non aveva, nel giorno del suo esordio, ha fatto mesi fa uno strafalcione abbastanza grave, poi ha avuto prestazioni alterne, ma è uno che ha qualità, che lo ha dimostrato prima di venire a Napoli. Manolas, non abbiamo mai visto qui il grande Manolas della Roma. In queste ultime quattro partite dovrà dimostrare di essere un giocatore di carattere e, volendo divagare un po' con la fantasia, come ho scritto qualche volta, un eroe greco quasi mitologico, perché sarà lui a portare sulle spalle il peso della difesa. Quindi... Sandro, però l'imbucata da parte dei laterali del Cagliari, tu che sei stato un esterno, insomma, te l'aspettavi in questo frangente? Adesso tocca a Manolas e Rachmani a non far capitare più una situazione del genere. Ma devono stare attenti, bisogna mantenere l'attenzione fino all'ultimo secondo, anche perché oggi le partite non finiscono più neanche al 90esimo, quindi ci sono stati 6 minuti di recupero. In quei 6 minuti possono succedere un sacco di cose e chiaramente tutti i calciatori devono alzare l'attenzione, a cominciare dagli attaccanti a finire i difensori. Poi tu, diciamo, è sempre l'atteggiamento collettivo, secondo me, che è importante. Tu ti puoi difendere anche stando più alto, ti puoi difendere andando anche nella metà campo avversario, lasciando campo all'avversario. Se tu pensi di avere dei difensori veloci, puoi anche rischiare di fare questo, perché se sbagli poi c'è sempre l'opportunità di recuperare. Se tu li porti dentro la tua area di porta, addirittura dopo l'errore difficilmente puoi sopperire. Angela. Quindi... E amici, non cambiate canale, perché ci vediamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Ed eccoci nuovamente in onda per questo terzo e ultimo blocco finale di trasmissione. Adesso però ricordiamo, salutiamo la famiglia di Emilio Acampora, ex medico del Napoli, che adesso non c'è più. Presidente Passaretti, dedichiamogli un bel pensiero, insomma, per tutto quello che ha fatto in tantissimi anni. Grande persona, medico sociale del Napoli degli anni di Maradona, fratello del mitico Romolo Acampora del Mattino. Un cordoglio e un abbraccio alla famiglia intera, perché comunque è uno che ha vissuto il Napoli a 360 gradi, grande tifoso azzurro. Sandro, ma quanti anni è stato nel Napoli, tu che poi te lo ricordi? Non lo so, tantissimo, adesso non saprei dire. Quando è iniziato? Con esattezza, non so, forse a metà degli anni 70. Credo. Col settore giovanile. Sicuramente quando io ho cominciato ad allenare nell'80 lui già c'era. E qui presù già faceva la prima squadra, credo che poi lui abbia iniziato addirittura col settore giovanile, quindi probabilmente metà anni 70. La mitica coppia Carmando a Campora. Tommy Mandato, consentimi solo di intervenire in questo momento. Prego. Di riflessione, e penso di fare cosa gradita, anzi non penso, sono sicuro di farne cosa gradita anche a Saverio, quella di ricordare un carissimo amico, già l'avete fatto sicuramente e voglio farlo anche in questa occasione, come Carlo Longobardi. A proposito di grandi tifosi, grandi persone, scusami se l'intromissione, ma mi fa piacere farlo in questa trasmissione, perché so il grande affetto e il grande amore nei confronti di Carlo anche noi da parte di Saverio. L'abbiamo ricordato venerdì scorso, immaginavo. Anzi, ti ringrazio che hai fatto sta cosa, hai fatto bene, perché Carlo comunque rimane nei nostri cuori e nella nostra mente sicuramente.
Adesso Tommy, vai. Io ho qui davanti a me questo splendido libro, Il centravanti in giacca e cravatta, che lo andiamo anche a mostrare, grazie, grazie regia. E Tommy, innanzitutto ti chiedo, domanda classica, come nasce questo libro? Ah, nasce grazie purtroppo alla pandemia, al Covid, alla possibilità di stare in casa più tempo rispetto agli altri periodi, per cui stando in casa, mettendo un po' in ordine quelli che erano i ricordi, aneddoti e così via, è partita questa cosa per scherzo, e poi strada facendo, insomma, ha preso corpo e ho fatto questo testo autobiografico dove è un tributo al pallone, perché il pallone è stato l'oggetto, insomma, che mi è stato più caro. E lasciami anche dire, emergono tanti bei valori, tanti bei principi che soltanto chi poi legge questo libro, pur non conoscendoti, non può che percepire. Tommy, hai qualche anche rimpianto sulla tua carriera da giocatore? Ma diciamo che era una buona promessa, prometteva e tutto il resto, qui chiaramente, ma non ero un campione come colui che sta seduto qui davanti in questo tavolo. Grazie. Non era assolutamente a quei livelli, però era una buona promessa, anzi non ho mantenuto quelle che erano le promesse, però alla fine, ecco, il libro è proprio un tributo al pallone, perché nonostante non abbia mantenuto le promesse, non sono diventato un calciatore, sono riuscito a trasformare poi quello che è il mio lavoro utilizzando la passione, cioè ho continuato a fare del calcio, dello sport, la mia ragione di vita, per cui alla fine oggi che ho 60 anni puoi fare anche un resoconto di questa prima parte della tua vita ed è chiaro che ne esce una vita, un aspetto molto molto positivo. E a questo punto ti chiedo, cosa si prova a fare un tunnel a Bruscolotti? No, vabbè, quella è assolutamente una cosa fortuita, la fortuna invece è stata quella di avere il tunnel da Maradona, che è un'altra cosa, cioè in quel caso là, di quella partita io ricorderò sempre questo tunnel di Maradona. Ad Acerra, sì, questo Ad tunnel da Maradona, perché è chiaro, il tunnel in generale è un'umiliazione, in quel caso era una benedizione, quindi l'ho potuto raccontare poi ai miei nipotini, l'ho potuto mettere nel libro, per cui quel tunnel benedetto. E infatti, del Signore, ci fai anche fare una domanda così, ma come, no? Perché il tunnel viene sempre vissuto come un'umiliazione? Appunto, è un dribbling come tutti quanti. Io sono d'accordo con te, però in linea generale, nell'ottica generale è un'umiliazione. E infatti, perché ti dico questo? Perché quando Diego fece questo tunnel, e fu bellissimo, anche io avevo le gambe quasi chiuse, lui riuscì a farla passare, ci fu chiaramente il boato degli spalti, perché aveva fatto una grandissima cosa, quindi ecco. E lui ebbe questa grande, ecco la grande persona di Diego Armando Maradona, non è tanto quello che si vede nei campi, lui ebbe questa grande dote di ritornare al centrocampo, di cercarmi, di mettersi la mano davanti alla bocca e di chiedere, dice, amico, scusami, non ti volevo mortificare. Vedete, quindi la mia reazione fu, avevo i capelli rossi, diventi ancora più rossi e dissi, ma stai scherzando, capite che mi hai combinato? Nel tuo libro appunto ci parli di tanti poi calciatori, personaggi storici, da Sibilia a Rivera e poi anche da Braida a Maradona, ma chi ti ha colpito di più umanamente? I personaggi sono tanti e ti ripeto, io devo ringraziare il pallone perché mi ha dato la possibilità di conoscere tante persone importanti e riuscire a sedere al tavolino con loro, parlare, insomma il pallone è fondamentale perché è il veicolo principale per poter parlare con tutti, lo fai senza nessuna categoria, nessuna professione, lo fai la mattina con il portiere del tuo palazzo e vai in tribunale e lo fai con il magistrato di Cassazione, è una lingua universale per cui e facilita anche quelli che sono i rapporti. E l'attività nel sociale che tu svolgi da anni, consentimi di dire, è il tuo gol più bello, Tommy? Beh, questa è stata una cosa importante perché grazie allo sport ho avuto la possibilità anche di entrare in un settore completamente diverso e quindi quest'ultima parte della mia vita la voglio fare in quello che sto facendo, quello di utilizzare lo sport come la possibilità di fare della solidarietà. E siccome ci sono tanti amici che ci accompagnano, anche voi ci siete sempre vicini, credo che sia veramente una cosa utile un po' per tutti. Benissimo, bravo. Grazie Tommaso. Grazie, il centravanti in giacca e cravatta lo mostriamo ancora qui, l'ho iniziato a leggere. Voglio solo dirti che la cosa più importante di questo libro, e va detta perché è la cosa più importante, c'è la prefazione del grande Maurizio De Giovanni e la postfazione di Enzo De Caro. Una grande responsabilità, perché avere due calibri del genere non è cosa da poco.
Benissimo, grazie Tommaso. Grazie a voi. Torniamo al calcio giocato adesso e non solo a quello narrato, perché Hellas Spezia della scorsa settimana è finita 1-1. Vedrete anche gli highlights in sovrimpressione, Salcedo e Saponara. Adesso il nostro titolo parla di Osimhen, che è infatti è l'uomo in più in questa parte finale di campionato. Enzo Famiglietti. Beh, ci fosse stato un Osimhen in così brillante condizione da inizio stagione, senza il Covid e senza il grave infortunio alla spalla, sicuramente staremmo commentando un'altra classifica. Però purtroppo è inutile piangere sul latte versato. Osimhen ha dimostrato nelle ultime gare di essere un centravanti di talento puro, di alto profilo, ha una grande fisicità, è fortissimo fisicamente, è veloce, ha progressione, ha potenza muscolare, ma anche molta tecnica, perché nei suoi ultimi gol abbiamo visto non solo la potenza, ma anche il tocchetto da sotto sull'uscita del portiere, e tutto ciò mi fa pensare a un calciatore ancora giovane, imberbe, che deve completare la fase di maturazione, ma che potrà diventare quasi completo, non dico perfetto, perché la perfezione nel calcio ha avuto pochi esempi nella sua storia, però tende, propende a diventare a breve, nel giro secondo me di qualche mese, un attaccante completo, che credo che sarà anche appetito dai più grandi club europei, e questa non è comunque una buona notizia per il Napoli, perché sappiamo che quando un calciatore esplode alla grande, il calcio degli emiri alla fine ci mette gli occhi e i petrol dollari sopra. Benissimo, mister. Non è una buona cosa per i tifosi, no, per il Napoli. Il Napoli l'ha fatto apposta, questo circa. Mister Abbondanza, ma con lo però Spezia. L'ho comprato a 70, poi a quanto lo, diciamo 50, lo dovresti rivendere a 100, insomma, può succedere, per carità. Però sarebbe un grande business. Andiamo su altro, che siamo quasi in chiusura, dobbiamo ancora terminare con le nostre slide, tra l'altro. Mister Abbondanza, però con lo Spezia, stavo dicendo, è un conto aperto anche un po' per rivendicare quella partita del girone d'andata che è persa, sì, clamorosamente a Maradona. Non c'è tempo per le rivendicazioni, il campionato arriva agli sgocci, devi vincere e devi cercare di vincere nel miglior modo possibile, insomma. Vincere senza rischiare di perdere, nella maniera più assoluta, si diceva una volta. Il Napoli ha le possibilità, ha le potenzialità, ha le capacità, è il momento di metterle in pratica. Vediamo anche il prossimo turno, prego Angela. Allora, sabato 8 maggio alle 15 Spezia-Napoli, Udinese-Bologna, alle 18 Inter-Sampdoria, alle 20.45 Fiorentina-Lazio. Domenica 9 maggio alle 12.30 Genoa-Sassuolo, alle 15 Benevento-Cagliari, Hellas-Verona-Torino e Parma-Atalanta, alle 18 Roma-Crotone e alle 20.45 Juventus-Milan. Saverio, c'è qualche sorpresa che possiamo aspettarci da questo prossimo turno? No, credo che ognuno sia padrone delle proprie azioni. Napoli, come diceva Sandro, come ha detto prima Tommy, deve vincere assolutamente domani se vuole avere ambizioni di Champions League. La gara di domani è decisiva sotto tutti i punti di vista, ed è chiaro che se porti a casa la partita domani contro lo Spezia, le altre tre saranno, non dico una passeggiata, ma comunque sono gare normalissime. Dovrai comunque vincerle tutte. Ma è chiaro che dovrai vincerle, ma quella di domani è quella lì determinante per il proseguo delle prossime partite. Emanuele di New Gioco, vediamo anche quindi le analisi delle scommesse, rimostriamo ancora intanto in grafica il prossimo turno e Emanuele ce le accompagna, prego. Allora, abbiamo Spezia-Napoli, Napoli favorito sullo Spezia, il 2 a 1.50, poi Udinese-Bologna, vediamo l'Udinese favorito su Bologna con una quota 2.40, Inter-Sampdoria favorito all'Inter con una quota 1.46, Fiorentina-Lazio favorito sulla Fiorentina con una quota a 1.85. Dimmi subito Benevento-Cagliari, scontro. Benevento-Cagliari, scontro salvezza, Benevento con una quota 3.10, l'X 3.40 e il 2 a 2.30. Quindi il Cagliari attualmente favorito. Parma-Atalanta? Parma-Atalanta, l'Atalanta super favorito con una quota a 1.18. Vabbè. Poi abbiamo Roma-Crotone, la Roma favorito con
una quota 1.38, Juventus-Milan, la Juve a 1.76, l'X a 3.80 e il 2 del Milan a 4.55. Benissimo, grazie Emanuele. Ma l'umore dei tifosi, Angela, da questi WhatsApp, cosa emerge? Beh, certamente, ovviamente i nostri tifosi sperano che il Napoli riesca appunto a qualificarsi e quindi sono molto positivi. E ci tengo soprattutto a ringraziare anche i nostri ospiti e i nostri sponsor, che siamo in chiusura: Pastificio Sitaro, Cantine Mediterranee e buona sorte alla Napoli per i bellissimi cornetti offerti gentilmente ai nostri ospiti. Grazie a te, Angela Etiope. Buona serata anche a voi. Grazie Emanuele di Gioco. E al tavolo tecnico un ringraziamento speciale all'amico Tommy Mandato, agente FIFA. Grazie a voi, grazie, veramente grazie. Saverio Passaretti, grazie di questa bella puntata. Buonasera e sempre Forza Napoli. Mister Sandro Abbondanza, io mi diverto sempre quando c'è lei. Sì, mi fa piacere. Grazie e buona serata al nostro mister Enzo Famiglietti. Come sempre un piacere. Anche nostro. E insomma, ricordiamo i nostri appuntamenti, perché alle ore 23 siamo visibili non solo su TV Luna, quindi canale 14, ma anche su Sky 808 e anche TV Sat 808 in tutta Italia e in Europa, ma anche in streaming su www.tvluna.it. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, al prossimo venerdì, come sempre alle ore 21 su Teleluna Sport, alle ore 23 su TV Luna 14. Da Dario Santoro è tutto. Grazie e buonanotte.